casa Sersale, c'è con noi il direttore Gallo. Buonasera, direttore. Buonasera. Io vado dritto sulla ferita, magari. Questo rigore è sbagliato. A quest'ora, magari, facevo la stessa domanda anche a voi sul primato. E niente, abbiamo avuto questa grande occasione, ma non solo il rigore, purtroppo i rigori si sbagliano, è toccato oggi a noi, non dobbiamo sicuramente fare un dramma perché abbiamo disputato una grande partita, ci è mancato solo il gol su un campo impraticabile, però è andata così, l'importante è dare continuità alle prestazioni. Un Sersale che ha giocato tra l'altro contro una squadra di categoria come la Mantea, anche con una guida esperta, quindi magari in una tabella di marcia lunga una stagione ci può pure stare mettere una sì. X su Mantea. Sì, ci può stare, però c'è il rammarico di aver perso due punti perché il Sersale, visto oggi, meritava ampiamente la vittoria. Però questo sono campi difficili su un campo veramente a ridosso della praticabilità, anche loro posso dire che hanno avuto alla fine qualche occasione, quindi ci poteva stare pure qualche beffa, quindi ci prendiamo questo punto e pensiamo alla prossima. Ecco, una domanda simile a quella che ho fatto a Ruggiano, forse direttore l'hai anche ascoltata, il calendario, perché il Sersale ha avuto un inizio, mi ricordo la tua espressione, quel giorno a Catanzaro, ecco l'inizio è stato già in salita, avere comunque questo bottino ed essere solo i due punti alla vetta vi ha dato fiducia che insomma il lavoro fatto quest'estate era abbastanza giusto, poi se è totalmente giusto questo lo sapremo solo alla fine. Sì, sicuramente partire subito con due squadre forti come Villaggio Europa Rende e Altomonte sicuramente dava un po' di paura, diciamo, perché noi siamo arrivati adesso in promozione, però abbiamo disputato una grande partita allora con Villaggio Europa, solo la sconfitta di Altomonte che è l'unica che abbiamo avuto in questo campionato, speriamo che rimane l'unica, però sicuramente lì davanti abbiamo un po' di polvere bagnate perché se non avessimo vinto col Cassano con tutte quelle occasioni anche oggi saremmo noi primi in classifica da soli. Va bene, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo presto. Grazie. Arrivederci, buona grazie a Ettore Gallo, direttore sportivo del Sersale.